Continua a salire la curva dei positivi in terra Iblea, oggi 93 in più rispetto a ieri e aumenta anche il numero dei ricoverati, purtroppo anche un altro decesso nelle ultime ore. Ragusa saluta per l'ultima volta Antonio Iacono, morto sabato scorso in un incidente stradale sulla Ragusa Santa Croce. Questa mattina i funerali nella parrocchia del preziosissimo sangue a Ragusa. Ci sono anche 30 positivi al Covid tra gli oltre 500 migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Intanto il governatore Musumeci si appella al premier Draghi e chiede lo stato di emergenza per la Sicilia. Delle 4 classi prime attive lo scorso anno alla De Amicis di Modica Alta ne resteranno 3. Genitori preoccupati hanno incontrato oggi il dirigente scolastico e il personale docente. Salve a tutti e bentrovati con l'informazione di TG74, l'avete appena sentito dai titoli. Apriamo anche oggi con gli ultimi aggiornamenti riguardo i contagi da Covid in territorio ibleo, contagi che continuano purtroppo ad aumentare, oggi 33 in più rispetto a ieri e purtroppo anche un altro decesso registrato a Vittoria. Quello che si tenta di scongiurare è che la Sicilia passi in zona gialla già dopo Ferragosto, ma i dettagli nel servizio. Altri 92 positivi in più rispetto a ieri e un altro decesso per Covid in terra Iblea. Ancora numeri preoccupanti quindi arrivano dall'azienda sanitaria provinciale di Ragusa, che registra anche la morte di una donna di 85 anni di Vittoria e un costante incremento dei positivi, oggi 1965 contro i 1873 di 24 ore prima. 60 invece il numero delle persone ricoverate nei due ospedali di Ragusa e Vittoria, e 7 si trovano in terapia intensiva al Giovanni Paolo II. Questo invece nel dettaglio, il numero dei positivi al Covid attualmente in isolamento domiciliare nei vari comuni della provincia di Ragusa: 14 sempre si trovano ad Acate, 29 a Chiaramonte, 188 a Comiso, che sale quindi di 15, 11 a Giaratana, 48 a Ispica, 179 a Modica, Monterosso rimane comune Covid free, 118 a Pozzallo, 306 a Ragusa, che sale di 14 casi, 133 a Santa Croce, 134 a Scicli e 719 a Vittoria, che sale di più 46. Il sindaco intanto di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, è risultato nelle ultime ore positivo al Covid. Il primo cittadino si era già posto in isolamento preventivo volontario dopo che aveva appreso la notizia che una dipendente del comune era risultata positiva al test. Sin dalle prime ore, dalla notizia della positività della dipendente, il sindaco aveva predisposto la sanificazione del locale di Palazzo del Cigno, sede del comune di Santa Croce, per firmare successivamente un'ordinanza che chiudeva l'ente fino a domenica scorsa. «Sto bene», assicura oggi il sindaco Barone, «e seguirò tutte le vicende e le attività amministrative da casa, tenendomi costantemente in contatto con i componenti e con la giunta e i dirigenti. Pertanto non ci sarà nessun tipo di ritardo nell'azione amministrativa. Aver contratto il virus mi spinge ulteriormente a comunicare ai miei concittadini di mantenere alta l'attenzione e di usare tutte le precauzioni», conclude Barone, «per evitare il contagio e vaccinarsi». A livello regionale, la Sicilia ancora a rischio di essere dichiarata già da dopo Ferragosto zona gialla. A preoccupare è l'aumento dei casi Covid e dell'ospedalizzazione. L'isola infatti resta ancora la prima regione d'Italia per quanto riguarda il numero dei contagi, in 24 ore più di 600 nuovi positivi. Per questo, proprio questa mattina, l'appello della Lega, che per voce del segretario regionale Nino Minardo esorta la classe dirigente nazionale, regionale e ogni singolo cittadino a fare il possibile per mantenere l'isola in zona bianca. Gli ultimi dati ci dicono che i posti letto in ricovero ordinario occupati da pazienti Covid raggiungono il 13%, mentre quelli in terapia intensiva il 7,5%. Le soglie da non superare sono rispettivamente il 15% e il 10%, e se queste soglie venissero superate entro giovedì prossimo, ci ritroveremo da lunedì 16 agosto in zona gialla. Le restrizioni, in realtà, afferma Minardo, non sono molte, ma il danno di immagine rischia di essere enorme e di far concludere malissimo una stagione turistica che fin qui è andata abbastanza bene. Abbiamo la necessità di chiudere il capitolo sbagliato
sbarchi di clandestini che il governo nazionale ancora e purtroppo fatica a contenere. Abbiamo l'obbligo, continua l'esponente regionale della Lega, di mettere il personale sanitario nelle condizioni di lavorare ancora meglio e verificare la disponibilità di ogni singolo posto letto negli ospedali. A chi gestisce la sanità siciliana chiedo un ulteriore scatto di orgoglio e di abilità per garantire che la Sicilia resti in zona bianca per tutto agosto. Non sono giornate queste, conclude Minardo, che consentono distrazioni, calli di tensione o ferie per chi è impegnato a garantire che la Sicilia rialzi la testa anche grazie al turismo estivo. E ora la cronaca con l'ennesima tragedia sulle strade Iblee. Sabato scorso a perdere la vita in un incidente sulla Ragusa Santa Croce il giovane Antonio Iacono, morto probabilmente a causa dell'eccessiva velocità dell'auto con cui si è scontrato. Questa mattina i funerali si sono stati celebrati nella parrocchia del Preziosissimo Sangue a Ragusa. Guardate. Oggi l'ultimo saluto ad Antonio Iacono, il giovane ragusano di 29 anni che ha perso la vita intorno alle 17 di sabato scorso nel tragico incidente sulla strada che collega Ragusa a Santa Croce Camerina, la cosiddetta Malavita. I funerali sono stati celebrati questa mattina alle 10:30 nella parrocchia del Preziosissimo Sangue a Ragusa. Il giovane si trovava alla guida di una Fiat Panda e procedeva verso Santa Croce Camerina. È stato tamponato da una Fiat Punto condotta anch'essa da un ragusano di 28 anni. Nell'urto molto violento, il giovane, che probabilmente non indossava la cintura di sicurezza, è sbalzato fuori dall'abitacolo. L'auto si è poi ribaltata, terminando addosso al giovane sull'asfalto. Dinamica però non ancora confermata dagli inquirenti, visto che non si esclude che sia stata l'altra auto a travolgere il 29enne quando si trovava già riverso sull'asfalto. Antonio Iacono è morto sul colpo a causa di un violentissimo trauma cranico. Questo è quanto ha accertato il medico legale durante l'ispezione cadaverica. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri che hanno sequestrato le due autovetture. La dinamica dell'incidente è molto chiara. Ad aggravare la situazione c'è sicuramente l'eccesso di velocità e il mancato rispetto delle distanze di sicurezza. Il magistrato non ha disposto l'autopsia e il corpo del giovane è stato così restituito ai familiari per i funerali di oggi. Niente di grave invece per l'altro automobilista, il 28enne, trasferito in un primo momento a Giovanni Paolo II di Ragusa dall'ambulanza del 118. Per lui solamente qualche ferita lieve che gli ha permesso di lasciare la struttura ospedaliera già ieri mattina. Le due autovetture, come da prassi, sono state sequestrate e tuttora si trovano al vaglio degli inquirenti per ulteriori accertamenti. Antonio era un barista, gestiva insieme al fratello il bar Rogò in via Archimede a Ragusa, molto conosciuto ed apprezzato dai tanti amici che sulle pagine social gli hanno voluto dedicare un ultimo ricordo. Questa mattina la salma ha lasciato la sua abitazione di via Germania per raggiungere, seguita da una lunghissima processione, la parrocchia del Preziosissimo Sangue. Dietro la bara Nella e Giovanni, i genitori, poi il fratello Peppe, la sorella Marilena e la fidanzata Francesca. Ennesimo sbarco di migranti ieri al porto di Pozzallo, in totale 549, tra questi anche 30 persone risultate positive al virus. Dovranno tutte trascorrere un periodo di quarantena a bordo di una nave già attraccata in banchina. Sono in tutto 30 le persone risultate positive al Covid all'esito dei tamponi rapidi effettuati tra i 549 migranti a bordo dell'Ocean Viking arrivata ieri al porto di Pozzallo e tracciati secondo le procedure sanitarie. Sono 502 uomini, 107 minori e 47 donne, con 11 minorenni, delle quali 17 sono sole e 3 in gravidanza, mentre 94 i minori non accompagnati, salvati in 6 diverse operazioni nel Mediterraneo centrale in zone libiche e maltesi tra il 31 luglio e il 1 di agosto. Come detto, 30 i positivi. 6 di loro sono stati evacuati per motivi sanitari. 111 persone sono state salvate a bordo di due gommoni, mentre gli altri migranti da imbarcazioni in legno sovraccariche a forte rischio naufragio con gli scafi già invasi d'acqua e carburante. Provengono da diversi paesi, in gran parte dal Bangladesh, Egitto, Mali, Marocco, Eritrea, uomini, donne, minori e anche un neonato di appena 3 mesi che nel Mediterraneo rischiavano di morire, come è successo a tanti altri, tante, troppe altre volte. L'assegnazione del porto sicuro è arrivata sabato dopo aver inoltrato richieste ai centri di coordinamento e soccorso di Malta, Tunisia, Libia e anche Italia.
La macchina dell'accoglienza, ormai ben rodata anche in tempi del Covid, si è messa subito in moto. La nave è entrata quindi in porto poco dopo le 8. Completate le manovre di attracco, il medico dell'USMAS, Vincenzo Morello, è salito a bordo per verificare la situazione e indirizzare le operazioni di sbarco, segnalando i casi che necessitavano di attenzione. I primi a sbarcare, 3 donne in gravidanza, un bimbo e un giovane, che hanno dovuto ricorrere alle cure dei sanitari. I minori non accompagnati sono stati i primi ad essere sottoposti al tampone dal team dell'ASP 7 di Ragusa, coordinata dal dottor Angelo Gugliotta, per rilevare la presenza del Covid e poi fatti risalire sulla nave in attesa dell'esito. Lunghe le procedure di sbarco, secondo il protocollo, dopo l'esito del tampone i migranti vengono condotti all'hotspot all'interno della struttura portuale per l'identificazione, conclusa la quale, esclusi i minori non accompagnati, vengono condotti sulla nave azzurra già attraccata in banchina. È sull'allarme sbarchi che continua a preoccupare l'intera isola. Ad intervenire questo fine settimana è stato il governatore Musumeci, che si appella al premier Draghi e chiede lo stato d'emergenza per la Sicilia. Tanti, troppi sbarchi continuano a registrarsi non solo a Pozzallo ma in tutti i porti siciliani, spesso a bordo delle ONG, migranti positivi al Covid e minorenni non accompagnati di difficile gestione. Casi che chiamano anche a un esame di coscienza, ma anche a una linea dura e una cabina di regia ben collaudata, con controlli sempre più serrati anche all'interno degli hotspot. Eclatante quanto accaduto poche settimane fa in quello di Pozzallo, incendiato da un gruppo di migranti che hanno tentato la fuga disperdendosi tra le campagne, fatti che continuano a far preoccupare visto che le politiche nazionali non riescono a bloccare questo crimine di commercio di carne umana. Lo ha affermato nelle scorse ore il governatore della Sicilia, Nello Musumeci, che chiede adesso lo stato di emergenza. I viaggi dei ministri degli esteri e dell'interno, afferma Musumeci, sull'altra sponda del Mediterraneo non stanno raggiungendo gli obiettivi sperati e l'Europa guarda complice e silente. La Sicilia è frontiera a sud di un continente che preferisce girarsi dall'altro lato, mentre la disperazione sale dall'Africa cercando in Sicilia la porta di accesso a una vita che in queste condizioni non potrà mai essere migliore. Mi appello, prosegue il governatore, al presidente Draghi. Serve un segnale forte e ormai può venire solo da lui. Faccia quello che non ha voluto fare chi l'ha preceduto e dichiari lo stato di emergenza per gli sbarchi. C'è un mix pericoloso tra i numeri crescenti degli immigrati, situazione epidemiologica regionale e la prognosi di crescita di entrambe le situazioni nelle settimane più calde per il turismo e per l'economia siciliana. Gli hotspot al collasso e le persone ammassate, continua Musumeci, l'una sull'altra non possono essere nascoste e lasciano trasparire l'immagine forte di un'accoglienza finta che non rispetta la dignità dell'uomo. Serve, conclude Musumeci, un gesto forte che ci consenta di adottare misure di compensazione finalmente adeguate e che dia un messaggio chiaro a chi a Bruxelles fa di tutto per non assumersi chiare responsabilità. Una cosa è certa, così non si può andare avanti e non farò finta di nulla. Un nuovo anno scolastico che per la scuola dell'infanzia De Amicis di Modica Alta resta ancora pieno di interrogativi. Infatti delle 4 classi prime attivate lo scorso anno ne resteranno aperte soltanto 3. Oggi l'incontro tra alcuni rappresentanti di classe, i professori e il dirigente scolastico. C'eravamo anche noi, guardate. Mentre tutto il mondo della scuola si prepara a una ripresa dell'attività didattica in presenza a partire da settembre, garantendo tutte le misure di sicurezza che la pandemia impone, alla De Amicis di Modica Alta la situazione si complica ancora di più. Lo scorso anno sono state infatti attivate 4 classi prime, che però sembra non potranno continuare il loro percorso formativo in questa organizzazione, perché l'organico attuale infatti ne prevede solamente 3. Quindi o si taglia una classe, oppure si dovrà procedere con pericolosi accorpamenti. Intanto cresce la preoccupazione tra i genitori e alcuni rappresentanti si sono incontrati questa mattina con il personale docente e il dirigente scolastico per fare il punto della situazione e capire come iniziare il nuovo anno scolastico. Lo scorso anno il cosiddetto organico Covid, nato per la gestione dell'emergenza sanitaria, è stato utilizzato in molte scuole per lo sdoppiamento delle classi numerose. Da settembre tale personale avrà il contratto fino a dicembre e non potrà essere utilizzato per l'attuazione di tali classi. A rischio quindi la
della continuità didattica, quella sociale e soprattutto rimarrà il problema relativo alle classi numerose e il sovraffollamento. In alternativa, proprio alla De Amicis, come accennato, si dovrà rinunciare a una classe e situazione che comporterà sicuramente ulteriori problematiche tra gli alunni e le loro famiglie, che dovranno accettare l'idea di dover cambiare classe, lasciare parte dei compagni e dover condividere spazi non idonei, visto l'incremento degli alunni in ogni aula. Siamo in un incontro con i genitori nel quale ho dovuto informare i genitori circa una situazione che si è venuta a verificare, che in pratica presso De Amicis, che è di scuola media, non è possibile costituire le 4 classi secondarie di primo grado e bisogna costituirne 3. Nell'anno scorso, in continuità territoriale con quello che riguarda il territorio di Modica Alta, nel quale l'istituto, il plesso De Amicis accoglie la quasi totalità dei ragazzi che iniziano il percorso della secondaria di primo grado, sono state costituite anche grazie all'organico Covid 4 classi all'interno delle quali i ragazzi hanno avviato il loro percorso con i loro insegnanti in quest'anno che è trascorso. Quest'anno è arrivata comunicazione che le 4 classi non possono essere più garantite, ma devono essere 3. E parlando di numeri, significa che gli 89 ragazzi che sono stati presenti all'interno di queste 4 classi l'anno scorso, delle 4 prime, dovranno riaggregarsi in 3 classi seconde, di fatto costituendo 3 classi da 30 alunni e anche più, perché ci sono alcuni ragazzi con bisogni educativi speciali per i quali sono previsti anche insegnanti di sostegno, e quindi si determineranno 3 classi con una numerosità che è intorno ai 30. Questa è una situazione assolutamente fuori da quanto previsto dal DPR 81-2009 di dimensionamento dell'organico scolastico, che prevede che le classi non superano i 27 alunni e che quindi bisogna porre rimedio in qualche modo. Comunque la riunione di oggi era per informare i genitori relativamente al fatto che il percorso dei loro ragazzi non può essere garantito per l'anno prossimo così come è stato garantito quest'anno. Ci siamo riuniti oggi qua insieme ai genitori e insieme al dirigente per discutere la problematica che si sta ponendo alla De Amicis, le 4 classi di scuola media inferiore primo anno garantite l'anno scorso non vengono garantite quest'anno, quindi i ragazzi verrebbero riuniti in 3 classi con classi di più di 30 alunni. Si capisce bene che con la situazione Covid questo non è possibile e quindi si sta cercando di trovare una soluzione alla problematica. A ben 4 classi della De Amicis, le future seconde, non viene garantito il diritto allo studio in maniera serena, perché le 4 classi presenti l'anno scorso quest'anno verrebbero accorpate in 3 classi. In questa maniera all'interno della classe sarebbero presenti più di 30 alunni, tra cui anche ragazzi con bisogni speciali. Capite bene come per quanto riguarda sicuramente questo momento particolare, pandemico, la situazione diventa davvero improponibile, ma in generale è anche fuori da ogni logica sia didattica che di gestione degli spazi scolastici, per cui adesso si creerà un movimento sicuramente dei genitori, ma anche di tutti noi insegnanti, per fare in modo che questa problematica venga affrontata nei luoghi adatti e vengano prese delle giuste decisioni per garantire il diritto allo studio ai nostri ragazzi della De Amicis. Quest'anno ci è stato detto chiaramente che la continuità non può essere garantita perché qualcuno non ce lo sta permettendo. Ora, nonostante ci sia un DPR 81 che vieta che ogni classe debba superare il 27 ragazzi in una classe, qui purtroppo ad oggi non ci sono le condizioni. Quindi i ragazzi non possono usufruire della loro sicurezza a scuola, gli insegnanti non possono svolgere un lavoro adeguato con i nostri ragazzi. Si parla tanto di normative anti-Covid, ad oggi io per quello che si sta presentando non sto vedendo nulla di positivo. Teniamo conto che in ogni classe ci sono ragazzini con BES e io personalmente non escludo anche una possibile reintegrazione anche di qualche altro ragazzino che viene da fuori, perché durante l'anno succede,
può essere anche un ragazzino comma 3 e quindi prevede un insegnante di sostegno con maggiori numero di ore e assistenze particolari. Quindi tutto quello che prevede la legge ad oggi non è chiaramente rispettato, e sentirmi convocato il 9 di agosto del 2021 perché non c'è la sicurezza o perché le classi devono essere rimbastate e quindi dobbiamo di nuovo stravolgere la vita di questi ragazzi, da genitore sinceramente non la sto vedendo di buon occhio. E ad oggi sono molto arrabbiata e ne parliamo quotidianamente anche con le altre famiglie. Purtroppo vedo anche molti insegnanti arrabbiati per questa situazione. L'unico mio augurio è che da qui al 16 settembre si possa concretizzare qualcosa di positivo, sia per il benessere dei nostri ragazzi che per il lavoro straordinario che fanno gli insegnanti ogni giorno per 9 mesi dell'anno. Nonostante la variante Delta e il Green Pass, a luglio il settore turistico ibleo non sembra aver accusato i colpi della pandemia e la provincia si conferma in controtendenza rispetto al resto d'Italia. A confermarlo è Federalberghi, nessuna disdetta, anche se restano ancora le incognite per settembre e ottobre. Il turismo in terra iblea va bene, non ci sono disdette, e a rassicurare il presidente provinciale Federalberghi di Ragusa, Rosario Di Bernardo, le persone alloggiate nelle strutture ricettive possono consumare i propri pasti al chiuso nei ristoranti delle strutture stesse, anche se non sono in possesso della certificazione verde. E quanto afferma proprio Di Bernardo, che rassicura gli ospiti presenti sul territorio circa la possibilità, così come accade nel resto d'Italia, di usufruire normalmente dei servizi di food nelle strutture turistico-ricettive, sia per la prima colazione sia per l'accesso al ristorante e al bar. I ristoranti degli alberghi devono invece richiedere il Green Pass se il cliente che siede al tavolo al chiuso non soggiorna nella struttura ricettiva. È stato così risposto alle istanze di Federalberghi con una soluzione che consente alle famiglie di trascorrere in tranquillità le proprie vacanze, ma è proprio sulle vacanze che ci si confronterà relativamente a un nodo molto importante. Il mese di giugno aveva dato segnali non felici, ma a luglio, almeno nell'area iblea, il trend si può definire abbastanza positivo. A differenza di altre zone d'Italia, qui da noi, continua Di Bernardo, non c'è stata la tendenza a disdire le vacanze per quanto riguarda il mese di agosto. Diciamo che nel resto del nostro paese almeno il 34% dei vacanzieri hanno dichiarato di aver disdetto almeno una delle prenotazioni di servizi turistici fatti in precedenza. Dopo un giugno non al massimo, continua Federalberghi, luglio si è concluso rispettando in qualche modo le aspettative e speriamo che naturalmente agosto possa garantire molto di più. Il fatturato comunque non è aumentato perché i prezzi sono rimasti invariati. Tra l'altro, in questi giorni di agosto si registra la presenza di turisti stranieri nonostante le restrizioni. Una presenza che tra l'altro coincide con l'aumento dei numeri dei voli da e per l'aeroporto di Comiso. Si sta cercando di lavorare, conclude Di Bernardo, al massimo, anche se per i mesi di settembre-ottobre ci sono le incognite più pesanti. In parte potrebbe anche essere l'effetto della variante Delta che fa paura, oltre le nuove regole sull'adozione del certificato verde digitale, ma ribadiamo, afferma Federalberghi, che sul nostro territorio, almeno per il momento, si sta lavorando abbastanza bene. Bene, il telegiornale termina qui. A tutti voi grazie e buon proseguimento di giornata.